Palme dei Cariori. E prese alfine il Dio ciò che doveva, e venne il giorno della festa, e fummo noi le palme, noi le lente, fra le piante tutte, fra tutte prevente, scelte al santo, mosse al giusto, agili al tribunio, benedette nel giorno dei mantelli, lungo la strada, scosse nel giorno dei mantelli, sulla grossa mite all'asina piena, nel giorno stabilito alla regale entrata, nel giorno predetto che la città di Sion vedesse l'avvio al compimento. Thank you.
Thank you.
abbondano gli olivi nell'orto di Getsemani. Questa è la notte dell'argento. La luna allunga ombre. Sotto la nostra ombra il tradimento si consuma in monete. Cessa il vento ogni respiro, perché ogni foglia ascolti ogni filo d'erba. Padre, non la mia, ma la tua volontà, così sia. C'è un uomo solo in preghiera, tra gli uomini in sonno. Vede il calice, beve il suo destino. Con fiaccole e bastoni si romperà la notte, invano una spada taglia l'oscurità. Per troppa pena allora si avviteranno i nostri rami. Per l'orribile bacio il tronco si torcerà.
sacrilega mano, uomini deliranti. Compimmo quanto il nostro ufficio chiede. Mostrare il labbro di ferite accese, il disonore per le vili offese. Et ecce homo, agnello al sacrificio, novello esatto, sulla croce alzarsi, morte subita farsi beneficio, a vita nuova, il nuovo Adamo offrirsi. Ma questo sangue, sparso umanamente, sigla ab eterno all'uomo giusto il patto. Per il dolore accolto docilmente, il Dio d'amore offre giusto il riscatto. Regale fronte di spine incoronata, di corde ai polsi, l'oltraggioso intreccio, l'ingiuria e la condanna perpetrata. Potessi io non essere memento di quel baratto del giusto per il reo che reclamò altro sangue discendente, sangue innocente sopra il sangue ebreo. Potessi, infine, non aver portato dentro il mio cavo l'acqua e la condanna che rese sporchi, rilavando invano le mani e il cuore di quel gonzio romano.
parla la croce. Ecco, io sono la croce. Nessuno mi guardi come segno di morte. Io sono l'albero della vita, di frutto maturo ad ogni stagione e che foglia non vede appiattire. Per me si è innalzato il vinto, per me l'atteso è entrato nella gloria. Sono lo scandalo sempre vivo della vittoria, il testimone duraturo, il simbolo. Sangue di re, dal fianco trafitto, arrossa i miei frutti. E l'acqua del sacrificio mi abbevera le radici. Vennero per vedere lo sconfitto, andarono delusi. Perché la terra tremò, ma non mi scosse. Vacillarono le fondamenta dei monti, il cielo si oscurò e fu squarciato il velo. Quando l'uomo giusto prese al padre il respiro, per me una madre divenne la madre e un figlio fratello ai suoi figli. Trassero la sorte alla mia ombra e si spartirono le vesti. Ma la tunica restò intatta e senza cucitura diventò vessillo. Thank you.
Parla il sepolcro. Poiché era giunta l'ora e tutto era compiuto, il tempo si fermò quando la pietra grande mi chiuse e fu silenzio. Dentro il mio fondo di roccia e sulla terra tutta e sotto i cieli. Il buio vegliava il sacro lenzuolo e il suo enigma dentro l'aria immota. La morte metteva il suo seme dentro il ventre della terra, ma sarà la vita il suo frutto e sul mistero trionferà la luce.
Parlano le bende. Come crisalide, restammo a simulacro. Quando il tuono si fece sentire, e fu di vento il masso, e fu deserto il buio, e la luce accecò i guardiani, e le donne, venute al pianto, ebbero meraviglia, e a quella che più amava, l'angelo parlò. E agli uomini accorsi parlò il sudario piegato, così che credettero. E fu chiaro allora che tutto era avvenuto, che tutto si era compiuto, che l'uomo morto era finalmente, come predetto, l'uomo Dio risorto. Allora noi, mani titubanti,
diventammo a testimonio mani benedicenti. Parlano i piedi dei pellegrini. Duca dei passi uccelli, pastore di colombe, a quale vigna ci destini? A quale fonte? Per quale strada ci guidi e ci incammini? Ora che esige chiarità d'ascolto e nega commercio di uomo, quest'anima in attesa, non perduta, non delusa, non arresa. Oh.
professor Stefano Quaglia, che è stato mio preside, ho ritrovato con sommo piacere nelle vesti di attore recitante a Carla Bibbi, Franca Bosella che ha fatto le coreografie, e a tutti quanti. Mi hanno detto di spiegare una cosa, perché la corale in abito nero e gli attori in costume? Perché, come diceva prima il parroco, Monsignor Altrighetti istituì la Scuola Cantorum Santa Cecilia e dette inizio a questa grandiosa opera di pittura che è la Via Crucis. In questa Via Crucis ci sono ritratti molti dei nostri antenati, dei nostri nonni, dei nostri zii, che sono come attori attivi dei misteri della passione e della morte di Gesù Cristo. Insieme con loro, con questi attori colorati, anche noi fedeli, comunità fedele di oggi, cioè la corale in abito scuro, vogliamo celebrare insieme la Pasqua del Signore. Auguri a tutti.